a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì, quindi che succede ogni martedì? Esce un nuovo video delle Makeup Angels, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Elisabetta. Ovviamente vi metterò i link delle altre due Angels, quindi dovete andare subito a vedere, dopo il mio ovviamente, cosa hanno combinato. Sicuramente dall'anteprima avete visto qualche cosa, qualche makeup particolare. Ebbene sì, oggi siamo ispirati ad un makeup per quanto riguarda Lady Gaga. Il mio l'ha scelto Betty, quindi per scoprire quale ho fatto, continuate a vedere il video. Farò come al solito un occhio e poi farò in velocità anche l'altro. Allora, per prima cosa mettiamo una base sull'occhio e andiamo avanti. Se velocizzo è perché mi chiamano a destra e a sinistra, quindi sarà una cosa molto molto veloce. Ne metto un altro po' perché la spugna è asciutta e ogni volta che la spugna è asciutta si graffa tutto. Oh. Andrò a prendere un ombretto di transizione. Utilizzerò questo qui di Nabla, che è un colore neutro, e lo metterò come transizione. Metto più scenate. Ok, e di qua abbiamo finito. Adesso utilizzerò un ombretto di Wycon, che è questo. E lo metterò proprio lo metterò da unire, diciamo, a questo per dare una sfumatura, anche se è un po' glitterato, però mi piace proprio effettuare diciamo una transizione così particolare che vedrete ora. Direi di fermarmi proprio così all'attaccatura e mettere un altro po' di grigio qua sopra. Poi voglio mettere un colore chiaro e sono indecisa tra questo di Colourpop, questo di Kiko. Colourpop, Kiko, io direi proprio il mezzo. Sì, quindi andrò a mettere Colourpop. Andiamo a mettere colore, i colore, i colore. E poi di sopra volevo mettere un po' di questo qua, vediamo se viene bene. Proprio tipo una puntina. No, questo pennello non è buono per questo. Cioè, lo volevo mettere all'inizio dell'occhio, vediamo se mi viene bene. Proviamo. Sì, all'inizio proprio. Vedete? Ci piace, ci piace. E adesso con il pennello sporco, con il nero, lo andiamo a sfumare un pochettino. Se prendete troppo prodotto, lo mettete poi sul dito e sfumate. A me piace così. Ovviamente lei ha fatto
un trucco un po' più particolare e tutto, però ovviamente non so se l'ha fatto lei o l'hanno truccata. Poi, vado a mettere la matita nera e ne metto una, questa cos'è, di Kiko, matita nera Kiko. E la metto, anche se so che mi verrà malissimo, proprio all'attaccatura delle ciglia. Senza fare eyeliner e senza niente, perché io non lo so fare. Adesso metterò anche la matita qui nella parte di sotto. Perché dopo la andremo a sfumare. Vedete perché la base non la faccio mai prima? Allora, adesso pieghiamo le ciglia. Utilizzerò come mascara questo qui di Astra. È fantastico, veramente fantastico. Ovviamente adesso andrò a fare l'altro occhio off camera. Farò anche la base e noi ci vedremo per applicare blush, illuminante e rossetto. Quindi, a dopo. Allora, ho appena fatto l'altro occhio, ho messo mascara, fondotinta Cipria. Come fondotinta ho messo questa, sì, la BB Cream delle Yves Rocher. Come Cipria la mia solita che è fuggita della Elf. Adesso andiamo a mettere il blush. Qui nella foto ho un blush abbastanza tenue e leggero e utilizzerò questo The Makeup Geek, che nella colorazione Cherries, e lo metto proprio una cosa leggerissima, proprio un velo leggero come sintomo di un piccolo sorriso, una cosa gnè gnè proprio. Oddio, il vizio di metterlo qua ce l'ho sempre. Voi non fateci caso. E poi ha un leggero illuminage. Noi lo metteremo con questa qui di Anastasia. E metteremo un grigio. Proprio. Se trovo il pennello. E la cosa bella è che l'ho visto poco fa e l'ho appoggiato poco fa. Aspettate, non ve ne andate. Allora, illuminante, prenderò questo grigio qua, il secondo. Sempre una cosa lieve lieve. Si nota? Non metto lo spray così non si vede, non si vede, perché nella foto c'è un vedo non vedo. Ovviamente considerate che il viso non è uguale, la bellezza non ha limiti in questa foto specialmente. Non so se ve l'ho detto all'inizio, questa foto l'ha scelta Betty per me e io invece ho scelto quella della Lizzy. Allora, e poi
mettiamo sulle labbra un nude. Un nude, io metterò questo qui di Astra. Al di sopra metterò il gloss di Fenty Beauty nella colorazione Fenty Glow. L'odore è Antartica. Questa è la mia proposta per quanto riguarda questo make-up. Ovviamente ci siamo ispirati a Lady Gaga. Non so se vedete qui Lady Gaga. Ovviamente il make-up, il viso e tutto, i lineamenti non sono uguali, però ho cercato di avvicinarmi tantissimo al suo make-up. A me piace tantissimo. Lei qui aveva un rosa, io invece ho messo un nude, perché quello rosa ce l'ho sotto nella borsa. Ce l'ho sotto nella borsa, però credo che ci sia anche meglio questa. Non so, ditemi voi. Ovviamente aspetto i vostri commenti giù, perché sono curiosa di sapere cosa ne pensate e soprattutto sono curiosa di vedere le altre due cosa hanno combinato. Quindi mettete un like a questo video, se volete ovviamente commentate, basta essere, come vi dico sempre, educati. E andiamo subito a vedere le altre due cosa hanno combinato. Io vi mando un grossissimo bacio e come dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!